sono due spazi contigui, uno al piano di sopra ed è questo qui e uno al piano di sotto. Qui c'è lo spazio proprio di ripresa, audio e video, e sotto c'è la regia. C'è da dire che in questo piano qui il GIP, colui che quindi fa le domande al minore, ha anche un sistema di auricolare attraverso un in-ear monitor che gli permette di sentire le domande che poi sia il magistrato che le parti in causa gli fanno, affinché poi possa comunicarle e farle poi al minore. Al piano di sotto abbiamo la regia vera e propria, è un piano dove appunto risiede il magistrato e le parti, gli avvocati con i vari imputati, e lì c'è uno spazio tecnico, quindi c'è un tavolo che, dove c'è proprio l'apparecchiatura ed è composta da un mixer analogico multicanale sia in ingresso che in uscita per poter gestire i segnali in modo indipendenti, una matrice video a quattro canali, quindi quattro ingressi e quattro uscite, e che per gestire le due telecamere e la registrazione, quindi un registratore digitale che registra le immagini e l'audio e permette, una volta registrato, poi di trasferire tutto su DVD, e poi un monitor per il preview, un monitor di visione verso il pubblico e due altoparlanti che sentono la ripresa in tempo reale audio video, e una centralina di comando che comanda, permette di comandare le due telecamere. Appunto, quindi il tecnico fa la ripresa comandando le telecamere e alzando i vari livelli dei due microfoni in modo da avere la migliore soluzione audio video. Il tutto viene registrato in tempo reale e visto anche in tempo reale. Una volta analizzate le esigenze e pensato a come poteva essere il progetto, quindi le scelte sono state poste su apparecchi che fossero professionali. Per questo sono state, tra l'altro, contattate delle aziende che hanno fornito il materiale per quello che riguarda parte del materiale video, la Comtec, per quello che riguarda la parte audio, la Prase Engineering. E quindi qui abbiamo una matrice a quattro ingressi e quattro uscite, appunto, della Comtec, che permette di gestire sia le telecamere che la parte di videoregistrazione. Questa è la centralina di comando delle due telecamere della Elmo. Questa è la centralina di trasmissione audio del ricevitore dell'auricolare che il GIP normalmente tiene, dove sente appunto le domande che fanno qui in questa sala. E poi c'è la parte di miscelazione audio che smista i microfoni, ma è il livello dei due altoparlanti posti vicino al monitor grande di visualizzazione di quello che viene registrato in tempo reale, e che in qualche modo permette di gestire appunto i livelli dei microfoni e anche della registrazione, in modo da avere sempre una registrazione ottimale a seconda della situazione che abbiamo in corso. Questo è il monitor di preview, dove viene visto la seconda telecamera e non viene utilizzata e deve essere pronta, nel caso il bambino si muovesse o l'inquadratura non fosse perfetta, essere switchata poi dalla matrice per poter poi essere visualizzata l'immagine e registrata. L'installatore, che è la ditta VTEC, poi non ha trovato grandi difficoltà per il passaggio dei cavi e per il cablaggio, fortunatamente. Progettuali in qualche modo no, perché il sistema, poi, pur utilizzando materiale professionale, è abbastanza semplice. Il problema più che altro sembra strano, ma riguarda il cablaggio, nella filosofia di cablaggio. Bisognava seguire alcune procedure legali che ovviamente per chi non è a conoscenza potevano risultare un po' ostiche. Ecco, quindi il cablaggio poi ha seguito le procedure di ripresa e di registrazione come le norme legali richiedono. Per esempio, la postazione microfonica che si trova sul tavolo del magistrato, dove anche le parti fanno le domande e dove il GIP sente le domande dall'auricolare, per norma non deve venire registrata queste domande, perché si deve sentire solo il GIP che fa le domande al minore. Ecco allora che il cablaggio deve essere fatto in modo sul mixer audio che
il tutto venga preamplificato e indirizzato in modo opportuno, non venga registrato. Col video abbiamo avuto la stessa problematica nella semplificazione dell'utilizzo del sistema da parte del tecnico. Come sappiamo, normalmente in una regia i tecnici audio e video appunto sono due. Qui ovviamente per motivi di spazi ma anche di budget il tecnico è uno, ma non solo, ma anche di privacy. Ci sono dei tecnici specializzati ed è uno solo, e quindi doveva far funzionare tutto il sistema in modo molto facile e immediato. Quindi anche la visualizzazione immagine, anche il cablaggio per la visualizzazione immagine è fatta in modo che, richiamando i varie condizioni, automaticamente riguardassero anche la parte di registrazione. Ed ecco che una volta capito quali potevano essere le procedure tecniche e legali, poi tutto è risultato piuttosto semplice.